Ci troviamo nella chiesa parrocchiale di San Pietro d'Orzio, oggi è 14 agosto 2019. Questa chiesa è del 1900 circa e custodisce al suo interno diverse opere importanti. Tra le più importanti ritroviamo una Pietà dipinta tra il 1505 e il 1510 circa di autore ignoto, è firmata Antonellus R. E fu definita bellissima anche da San Carlo Borromeo nella sua visita pastorale alle parrocchie della Val Brembana. Tra altre opere troviamo tre dipinti del Ceresa, San Rocco che invoca la Sacra Famiglia, poi San Giovannino, dipinto sempre da Carlo Ceresa, e anche un quadro della moglie di Carlo Ceresa che è San Filippo Neri. Abbiamo altre opere che sono di inestimabile valore, tra le quali la Deposizione, che è stata dipinta dagli allievi del Caravaggio. Domani, che è il giorno di Ferragosto, verrà svolta l'annuale processione con la nostra Madonna del Rosario, che è festeggiata il giorno dell'Assunta, che è coperta con un manto cucito tutto artigianalmente a mano con fili di argento e oro. La chiesa e il campanile risale al 1911, quando costruita la chiesa nel 1905 si è deciso nell'11 di costruire anche la cella campanaria che ospita adesso le campane. E le campane, le originarie risalgono al 1861 della vecchia chiesa che si trovava in frazione Sella. E successivamente, con l'arrivo della guerra, sono state requisite dallo Stato italiano e sono state poi, dopo la guerra, rifuse, e quindi queste risalgono al 1954. Adesso le campane che abbiamo sono 5, quindi è un concerto a 5 e le suoniamo a distesa, allegrezza, quindi a martello con la tastiera che si trova in cima al campanile, oppure a concerto tirandole in piedi, quindi portando la campana a forma di bicchiere.